7 settembre. Oggi mi sono svegliato alle 7 per poter far tutto prima di partire per andare a prendere Maria all'aeroporto, perciò mi sono fatto 4 splendidi panini multistrato per cui ho impiegato parecchio tempo. Poi mi sono lavato con la maschera di bellezza che ho comprato. Merda, l'ho lasciata in bagno, poi devo andarla a prendere. Ho finito di battere le ultime informazioni che ho inviato a Maria. Ho mangiato quella pasta, è stata piuttosto dura da mangiare, era disgustosa, si è incollata tutto, è diventato un pastone di pasta da Venero. Terribile, Dio, che caldo questi pantaloni. Dopodiché sono andato a prendere Maria. Il volo di Maria ha tardato 20 minuti, su quei 20 minuti altri 30 minuti per aspettare, non so perché ci va un sacco ad arrivare dagli imbarchi al gate. Lei ha avuto dei problemi dopo che l'aereo è atterrato, era una compagnia scassata, la Vueling ha detto che non ci volerà mai più. Andiamo in hotel, una furto, cioè il pullman per arrivare lì, c'è cioè il taxi, 3 minuti, 3 euro, 500 metri dall'aeroporto, 20 euro. Siamo arrivati in albergo, non c'era nessuno, c'erano le chiavi infilate nella stanza, siamo entrati in stanza dopo aver chiamato. Abbiamo passato tutto il giorno nudi, è stato molto bello. A fine giornata ci siamo accorti che sia io che lei preferiamo il me coi peli, che questa qua, questo esperimento è stato soddisfacente. Abbiamo provato lo stesso male, è andato bene, lei era spaventata, invece non ha avuto male, anzi. Anzi. Adesso sono. L'ho accompagnata all'aeroporto. No, abbiamo mangiato sia pranzo che cena, ho pagato tutto io. Tranne il viaggio del ritorno, 12 euro che ha pagato lei, mi sono detto. Poi copro, però non potevo spendere così tanto, cioè dopo la ceretta di ieri sono senza soldi, sul serio. Devo pagare l'affitto di settembre, dovrò pagare lo psichiatra, io sono su come fare, finché mi pagano ottobre se non è la merda che non collo. Devo chiamare papà, sei cazzo, merda. Dopodiché. Completa casa, stavo per addormentarmi, è stato un viaggio abbastanza lungo, freddo, comincia a far freddo, c'è il vento che tira, ho i brividi, senza peli mi accorgo che appena mi infilo una maglietta mi sembra di essere scottato, c'è qualcosa che mi gratta sulla pelle, ogni variazione di temperatura anche minima, io la percepisco, freddo caldo, freddo freddo caldo, non mi piace un granché. Domani devo svegliarmi alle 5 e mezza per andare da Giulia a fare le prove prima di tornare in pullman su. Devo cercare qualcuno che mi porti, che mi venga a prendere. Sono stanco, è stata una bella giornata però. Proprio bella. Ci mancherebbe.